68 a 60 per l'Enel Brindisi contro una buonissima Giorgio Tesi Group. Rammarico tantissimo, perché c'è da registrare il fatto che Guido Meini non ha giocato e che Johnson, Joshua Johnson, non è rientrato nel terzo e quarto periodo per problemi fisici. Anche quella di Guido un'assenza importante, ma insomma per me che la sua partita l'ha fatta. Quella di Johnson è stata un'assenza che si è sentita, anche se devo dire che Daniel ha giocato una partita buona, e poi c'è stato il collettivo deficit nei tiri liberi della squadra, che io non ho le statistiche, ma abbiamo fatto quando la partita era apertissima un 50%, forse qualche cosa meno. La partita è girata dal quarto tempino, un break di 8-0, Pistoia non si è presa, anche perché il calo in attacco era abbastanza prevedibile, avendo anche due uomini in meno di rotazione con Alcio Moretti. Il tecnico che ha determinato questo stacco, un canestro conseguente alla rimessa di lato, tre punti di Bulleri pesantissimi. Pistoia ha reagito bene, è stata in partita fino in fondo. Penso che con Johnson la partita poteva prendere anche un aspetto diverso, però direi che la partita tutto sommato è stata soddisfacente. Pistoia si è espressa bene per tre quarti di partita, ha avuto qualche piccolo passaggio a vuoto e questo deficit sui tiri liberi secondo me hanno determinato la sconfitta. Oggi insomma si è vista una squadra vera in campo, non dimentichiamoci di fronte c'era la capolista. Sì, sì, ho detto che progressi confermatissimi. L'importante era, sì, il punteggio se vincevamo era anche meglio, però l'importante era la conferma di questi progressi che la squadra sta facendo tatticamente, e questi progressi anche di qualche giocatore individualmente. Daniel penso fosse così, non l'avevamo mai visto giocare, con qualche errore sicuramente, però insomma positivo, presente, attivo in tutte le parti del campo, e il resto all'altezza. Galanda non in gran giornata di tiro, Gibson bene, anche Wanamaker a tratti qualche iniziativa improvvida con qualche palla persa di troppo, ma insomma direi bene. Washington un po' a fasi alterne, qualcosa di buono, qualche cosa di cattivo, direi una sufficienza gliela possiamo dare. Squadra in progresso, squadra che penso si sta preparando la partita di domenica prossima. Se venivano due punti la classifica sarebbe stata splendida.